consegniamo il concilio rinunciando a Satana e al suo concilio Vaticano II alle fiamme. No, lo può. Fa ancora parlare di sé Don Floriano Abramovic. Oggi ha compiuto un altro gesto destinato a suscitare polemiche. Nella Cappella Paese, assieme ad un gruppo di fedeli che lo ha seguito dopo l'espulsione dalla Fraternità di San Pio X, ha letto il giuramento antimodernista e poi, al termine della messa, ha gettato tra le fiamme il testo del Concilio Vaticano II. Un gesto senza precedenti. Tra i punti contestati del Concilio, il rapporto con le altre confessioni religiose. Accettare la parità con le altre religioni e dichiarare che tutte le religioni sono mezzi di salvezza, più o meno, ma comunque mezzi di salvezza, e questo Gesù Cristo non l'ha insegnato, anzi. Il gesto, secondo Don Floriano, avrebbe avuto l'approvazione di un vescovo cattolico, il cui nome però non viene rivelato. Ho ricevuto il benestare di un vescovo che si è compiaciuto del fatto che questo concilio, il testo, sia consegnato alle fiamme. Sono un centinaio i fedeli che seguono il sacerdote Lefevriano dopo il trasferimento dalla cappella di Lanzago di Silea a Paese. Don Floriano neanche per il Papa, oggi in visita alla chiesa evangelica luterana a Roma. Si fa male ai quei protestanti, andando con loro, dialogando con loro e osannandoli. È come andare dal drogato e dirgli come sei bravo. Lei non teme un po' delle conseguenze per questo gesto fatto oggi? Non lo so, penso di no, perché più di quello che ho già subito, ricevuto.